Ci troviamo sempre in Grecia, nuova isola, Milos di preciso. E quest'anno devo ruttare un altro. Quest'anno come bolide ci hanno dato sempre il nostro Sim Symphony. Questa vacanza lo porteremo al limite. Ma la cosa più bella di tutte, raga, quest'anno abbiamo fatto un upgrade con le stanze, decisamente. Adesso vi faccio vedere il nostro appartamentino che abbiamo preso. E tra l'altro in questa vacanza ne cambieremo ben tre, raga, perché abbiamo prenotato all'ultimo, era tutto pieno. Quindi stiamo qui 10 giorni e nel giro di 10 giorni gireremo sostanzialmente tre residence hotel appartamenti. Raga, per lo standard della Grecia è incredibile vedere gli spigoli senza porco. Com'è la stanza, vero? Abbiamo alzato molto lo standard. E anche taccagnona lei, è taccagnona, non vuole spendere. Il classico divanetto inutile. Mega tavolo gigante con macchinetta del caffè. Noi ci siamo già comprati un paio di snacchettini. Qui dentro chiaramente il classico frigo. E poi l'angolo bagno, uces e la doccia, lavandini super premium. E tra l'altro la Bea diceva: Salvatore, oi, Ferragamo, bravo. La parte incredibile della stanza non è nella stanza, va bensì qua fuori. È la prima volta che mi capita nella mia vita. Raga, vi presento la nostra piscina. Piscina privata in stanza, non è gigantesca ma è comunque profonda, cioè io così sono in piedi preciso. È veramente una di hit della madonna per degli atleti che si devono preparare a una performance sportiva nei prossimi giorni col motorino. Mi sembra il minimo. Ora il problema è che questo è solo il primo di tre hotel che andremo a vedere in questa vacanza. Se però gli altri hotel non sono all'altezza di questo, sarà un bel downgrade. Dall'altra parte dell'isola, ma abbiamo solo una tacca di benzina. Prima tappa, benzinaio. Opa. Vai, frate, che ci passi. Prego, prego, vada. Minchia, ci passano 7 macchine e 2 camion anche. E gliel'ha detto anche il benzinello. Questi arrivano dall'Africa, come minimo. Dove non c'è traffico. Mi raccomando, ragazzi, quando siete al benzinaio, fate sempre pagare le vostre ragazze. Mai voi. L'avrò già detto nella intro, siamo a Milos, al centro della Grecia. E per arrivare qui, ragazzi, in quest'isola è già complesso, perché prendere un volo per Atene, fare scalo, poi secondo volo interno di tipo 40 minuti su un aereo minuscolo con 30-40 posti a sedere. E l'isola sostanzialmente è abitata solo per metà. Ma che cazzo fa sto qua? Ma è rincoglionito. Madonna, va quello? Guarda il bro. Sì, bro. Comunque è abitata solo per metà l'isola. Noi stiamo andando nella parte disabitata completa. A me da 1 ore e 4 itinerario consigliato, 43 no, minuti. È questo. Ma quindi dice potrebbe includere strade non asfaltate. Adesso abbiamo messo il navigatore, che è l'Apple Watch della Bea. Poi vi faccio vedere praticamente tutti i documenti che abbiamo dello scooter. Come vedete, tutto questo pezzo dell'isola è quello dove puoi andare. Qua e qua c'è scritto no service. Lui ha detto: se vai lì con lo scooter caput. Oggi stiamo andando in questa parte dell'isola. Caput. Partenza! Tra l'altro l'altro giorno siamo andati dentro in questa strada qua. Vero Bea? Cosa è successo in quella strada là? Siamo leggermente appoggiati, ma da fermi, perché il problema di sti scooter, raga, tutti questi anni di esperienza, non è la strada scassata, ma è la strada sabbiosa il problema di questi scooter. Se c'è la sabbia alta, tipo spiaggia, è impossibile in due. Ok, inizia via, mi sa, usterrato qua. Però se è tutta così per andare di là, cioè, chill. Secondo me, raga, la Bea non si ricorda gli anni scorsi dove andavamo con lo scooter. Beh, ti ricordi dove andavamo con lo scooter? Oh, brake bumps! A cannone! Tra l'altro, raga, con la nota negativa del Sim Symphony, freno posteriore che è collegato al freno anteriore. Cioè, se tu schiacci la leva di sinistra, che in teoria dovrebbe essere il freno posteriore, frena anche davanti. Quindi non puoi fare tipo le sgommate, perché se inchiodi ti blocca anche davanti e muori. Ti blocca anche davanti e muori. Non preoccupatevi, ragazzi, più tardi molleremo giù la Bea e facciamo una prova impennata, ve lo prometto. Oh, inizia le duro. Oh, guarda qui come trema, Bea. E trema.
Maria, sto tremando troppo. Ti viene paura? Sì. No, non volevo farti venire paura, via. Tipo, strada che abbiamo fatto l'anno scorso io e la Bea, strada di quest'anno, cioè, raga, ormai anche tu sei abituata a salire su da questa. Vogliamo provarla? No. Comunque, Bea, è veramente un lusso sta strada, cioè, c'è addirittura il guardrail. Raga, mi raccomando, come al solito, cosa devono fare, Bea? Mettete un like, un commento. Un commento, poi? La campanellina. E l'iscrizione? La campanellina. Ah, è l'iscrizione, no. La campanellina. Grazie, Bea. Qui è già più rowdy, raga, la strada. È iniziata ad essere un pochino leggera, però ancora chill. Vero, Bea? Sì. Chill. Oh, se lo dice la Bea, raga, cioè. Oh, vento. Da qua sei pieno di buchi, occhio, eh. Appena sento che si chiude l'anteriore, io mollo i freni, quindi attaccati bene. Bea, buchi. Buchi. Qui bisogna mollare tutto, Bea, mollare, perché c'è la sabbietta. Tanto lo specchietto si sta svitando. Gagliettino infame, Bea! Un vento della life! Senti che roba! Tra l'altro il vento mi ha fatto entrare tutta la sabbia nelle Crocs. Oh, guarda, un relitto. Sei agitata, Bea? Sì. Perché? Non mi fido della strada del genere. Come fai a non fidarti di una bestia del genere? Ci ha mai tradito in questi anni il Sin Symphony? No. Bea, l'Apple Watch mi dice, a quanto pare ti stai allenando. Allenamento Herzberg, raga, lo dice pure l'iPhone. Ci siamo quasi, ragazzi, stiamo arrivando alla splasha. Vamos a la playa, e mi me gusta bailar. Rampage. Più enduro extreme, ma basta, come non abbiamo qui la chiave per avvitarlo. Salita hard enduro, Bea, bisogna mollare, Bea, non bisogna mollare. Siamo praticamente arrivati alla spiaggia dove eravamo, vedete quell'arco là che si forma di zoccolo di gnu. Qui è di qua, Bea. Adesso sto salendo sull'arco, che da sotto sembrava piccolino, e vi dirò che piccolo piccolo non è. Pappanaso che si fa sto gainer, che credo che sia il gainer più grosso che ho mai fatto nella mia vita. Viva il tappanaso! Ragazzi, escursione finita. Ora, raga, torniamo indietro, che tra l'altro domani è giorno di cambio hotel. È giunto il momento, ragazzi, di lasciare la nostra abitazione con la piscina. Niente, sposto i bagagli all'altro hotel. Perché in realtà sono passati solo 3 giorni e siamo qui ancora una settimana. Ma siccome non c'è più posto in questo hotel, cambiamo tutto. Il problema di mettere la valigia qua è che quando devi girare ti accorgi che non puoi girare. Veloce room tour di questa stanza numero, tra l'altro, 2. Vista, ingresso direttamente dal balcone e non c'è un'altra porta, almeno è bella luminosa. Letto appoggiato direttamente, questa è pietra, ragazzi, tutto pietra in giro. Tavolino per far colazione, frigoriferino bar con dentro dell'acqua in omaggio. Sezione bagno, bagno abbastanza spazioso con doccia altrettanto spaziosa. Vi devo dire che qui si vede un po' più la Grecia, nel senso che quando guardi negli angolini non è che è sporco, ma vedi, cioè, beh, attenzione, è Grecia. Classic. È comunque molto bella come stanza. Però, raga, qui nessuna piscina. Oggi la Bea non si sentiva troppo bene, quindi intanto che lei se la chilla a casa, io mi faccio un giro per la cittadina qui, vedere se trovo magari uno spot simpatico dove testare se questo Sim Symphony gli alza veramente o meno. Di andare a impennare, voglio farmi questa stradina che ho fatto con la Bea, se non mi sbaglio. Oh, questa che ho preso. Andiamo, perché fammi provare a fare una sgommata. Orca puttana,
È infame sta roba, perché raga, freno dietro, frena davanti e dietro, non è solo posteriore. Cioè non posso fare le sgommate a entrare in curva, è quello che non mi piace. Oh, madonna, ma che sponda che c'era qua? Porco, si stava chiudendo. Devo trovare la salita per impennare. Anche qua non sarebbe male. Non è abbastanza in salita, però fatemi provare allora. Allora mi metto dietro, seduto dietro adesso. Accelero tutto. No, porco Dio. Il colpo di freno e poi accelero tutto. Così si alza. Ti metti seduto. Eccolo, ti viene su. Oh, non viene su, ci vuole una strada più in salita, raga. Rifare, devo girarmi. Dai, dai, che c'era. Eccolo. Che cazzo vuole? Allora, bro, consigli per impennare? Una pianticella? Devo fare beh. La mia bro cosa mi dice? Devo fare beh intanto che devo impennare. Devo fare beh. Oh, io ci provo, sto provando tutte, quindi i consigli sono ben accetti. Ci provo, vi faccio sapere, guardate, non so. Allora, beh, devo fare, Beh, oh, c'ha ragione, cazzo, è venuto su bene. Cazzo, vien su però, Raga, vien su. Oh, c'aveva ragione. Beh, è il segreto, raga, riproviamo. Beh, raga, prova impennata superata. Però ringraziamo il consiglio, che se fai beh con il Sin Symphony impenna meglio. E tutti gli effetti aveva ragione. Anche l'ultimo trasloco è stato fatto sempre con lo scooter. Adesso stiamo aspettando che ci vengano a dare le chiavi. Adesso vi faccio vedere l'area esterna, ragazzi. Piscina vista mare. Per adesso non c'è nessuno. Sembra tutto abbastanza nuovo. Sarà all'altezza della mia suite con piscina. Abbiamo la cave suite. Cucina, rispetto alle altre, dove non avevamo assolutamente cucina. Molto ampia qui rispetto alle altre stanze. Mobili di arredo vari, simpatici. Adesso c'è una sorpresa. Ferro da stiro, puoi stirare? No, puoi stirare tu. No, non ha finestre, cosa negativa, però ha qui un lucernario dove entra pochissima luce. Piccolo check bagno. Bagno, ok, finiture ok per la Grecia. C'è puzza di piedi dentro la doccia. Check shampoo, vero? Vabbè, molto meglio dell'odore di piedi che c'è nella doccia. Quindi questa è la nostra terza stanza. Guarda che bello. Bellissimo. Ma non è privata? Quindi delle tutte le suite che abbiamo girato, qual era la suite? Da Milos è tutto. Noi ci facciamo ancora 4 giorni qui. Ancora qualche escursione con lo scooterino. La faccia della Bea è felice per le escursioni? Sono felice. Oggi ho avuto un piccolo mental breakdown, ma... Vabbè ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. E una prossima vacanza. Dai.